Prima la Russa e ora Bondi. Da quando sono innamorati questi di centrodestra, sono diventati particolarmente aggressivi e particolarmente violenti. O l'amore li fa male e non ci sono abituati, per cui come si innamorano vanno fuori di testa, o hanno un concetto d'amore che è primordiale, primitivo e che si basa sull'espressione diretta di istinti violenti, di istinti predatori, bestiali, come quello appunto di alzarsi, strattonare Carlo Magno e così Bondi alzarsi e andare verso la Bindi e dire la prendo a schiaffi. Non lo so cosa sta succedendo dentro questo centrodestra. Certo è che stanno esprimendo piano piano una cultura che hanno dentro, hanno nel profondo e piano piano sta avvenendo fuori. Tanto più si sentono sicuri e tanto più si sentono forti, tanto più diventano aggressivi e intolleranti. Ieri sera, per esempio, Vespa se ne non Vespa, scusate, l'altro giornalista con la lingua lunga, Emilio Fede, se n'è andato da Ballarò perché ha visto che nel profondo nord ci sono imprenditori che violano la legge e assumono, anzi danno lavori in appalto a ai migranti, perché l'appaltatore è questo imprenditore del nord e l'appaltante è questo imprenditore albanese che ha assunto al nero due marocchini e poi non li ha pagati. E questi marocchini, sapendo che c'era la televisione, sapendo che c'erano zero, hanno inscenato la storia, sono saliti sulla gru e hanno cominciato a gridare aiuto e era chiaro, ma è stato anche giusto così, almeno. Tutto il paese ha visto non tanto quello che loro hanno fatto salendo sulla gru, quanto la cosa più importante di quel gesto, che è il fatto che non erano stati pagati. Erano assunti al nero e non erano stati pagati. E avete sentito cosa hanno detto gli operai, gli operai suoi compagni di lavoro del nord, probabilmente leghisti. Avete sentito cosa hanno? Buttati di sotto, vieni, dai. Chi li conosce questi qui? Hanno lavorato insieme fino a ieri. Vi rendete conto del livello di violenza e di ipocrisia che c'è dietro e dentro questo ipocrita, questa ipocrita facciata dell'amore? Altro che amore, c'è un odio profondo dietro. C'è un'aggressività e una violenza profonda e sta venendo fuori. Sta venendo fuori persino Bondi, che è sempre stato mite, poetico, gentile, con quel tono di voce molto in falsetto e molto falso, a quanto pare, perché poi abbiamo visto una faccia che forse è quella vera, che risponde alla sua vera anima, anche se il fisico non glielo consentirebbe di essere così aggressivo, però effettivamente poi dentro ha una violenza e un'aggressività che in questo caso è venuta fuori. E io penso che avremo delle sorprese anche da questo punto di vista.